l'amour, 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 l'amour. Vivi l'emozione del carnevale di Acireale. Tra il barocco, tra la gente, tra i coriandoli, riscopri il piacere del sorriso con la satira dei grandi personaggi in carta pesta. Ti aspettiamo ad Acireale il 30 e 31 gennaio e dal 4 al 9 febbraio. Divertimento assicurato! Ben ritrovati per un nuovo appuntamento con la nostra informazione, la cronaca in primo piano con l'imponente operazione dei carabinieri. I Vicerea, azzerata infatti all'alba di oggi la cosca Laudani, protagonista della guerra di mafia negli anni Ottanta. Tra gli episodi più eclatanti ricordiamo l'uccisione dell'avvocato Serafino Famà e l'attentato alla caserma dei carabinieri di Gravina. Il clan era diventato una moderna e potente organizzazione, tre donne con un ruolo di primo piano, in manette anche due avvocati e un carabiniere. 500 carabinieri, elicottero, unità cinofile hanno stanato e azzerato all'alba di oggi la cosca catanese dei Mussi Ficurigna, del patriarca Sebastiano Laudani, 90 anni suonati e ancora lui a reggere le fila della spietata famiglia mafiosa. È stato catturato assieme ad altri 108 arrestati eccellenti. Tre sono donne con ruolo attivo e organizzativo, tre sono invece insospettabili, due avvocati e un carabiniere. Il resto sono affiliati, capi e gregari che avevano messo su una holding da 500.000 euro al mese. Si erano spartiti il territorio della provincia Etnea, da Giara a Caltagirone, in 13 gruppi territoriali. Droga e riciclaggio, usura, ma erano le estorsioni il punto di forza del clan. Un libro mastro documenterebbe centinaia di pagamenti e altrettante vittime costrette a pagare. Nessuna di loro ha collaborato. In quasi 5 anni di indagine, gli inquirenti hanno raccolto intercettazioni, pestaggi e raid punitivi, ma determinanti sono state le dichiarazioni dei pentiti. Otto in tutto e a spiccare è il nome del nipote del cuore di nonno Ianno, Giuseppe Laudani, l'unico della famiglia ad aver varicato la barricata e a quanto pare oggi a far crollare l'azienda di famiglia. Secondo il procuratore facente funzioni Michelangelo Patanei, il giro d'affari era vertiginoso, circa 500.000 euro al mese. Nessuno ha collaborato, nessuno delle vittime ha sottolineato il procuratore. Raccogliendo denaro sul territorio, 3.000, 5.000, 12.000, 13.000, sommandolo si arriva ad una a somme veramente cospicue. Giuseppe Laudani è l'unico. Attualmente è l'unico del clan. Collaborante che appartiene alla famiglia di sangue dei Laudani e che è passato dall'altra parte della barricata. Le donne? Tre donne. Ragazzi, hanno partecipato all'organizzazione in quest'ultimo periodo di questa cosa. Quindi hanno svolto un ruolo, ecco, organizzativo, un ruolo organizzativo significativo. Dobbiamo registrare che chi ha, tra le vittime, chi ha ammesso di essere stato sottoposto ad estorsione, non hanno collaborato in modo veramente adeguato. Tentata rapina questa mattina a Catania in una gioielleria del centro, ferito il figlio del proprietario. I particolari. Assalto in via Vittorio Emanuele, nel centro di Catania, a pochi passi da Piazza Duomo, dove stamani tre banditi, tra cui una donna, hanno tentato il colpo in una gioielleria. Durante le fasi concitate dell'irruzione è rimasto ferito il figlio del proprietario della gioielleria, che pare sia caduto accidentalmente, forse in seguito ad una colluttazione. Il sangue, sparso nel negozio, ha fatto pensare inizialmente ad una sparatoria, anche perché non è escluso che la banda possa aver adoperato una pistola caricata a salve ed esploso dei colpi. Abbiamo sentito, ripeto, il padre del ragazzo che è uscito chiedendo aiuto, e poi da lì si è capito quello che più o meno che era successo. Ecco. Il ferito è uscito poco dopo con una vistosa medicazione alla testa ed è stato trasportato in ambulanza all'ospedale Garibaldi. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i poliziotti che provenivano da Piazza Duomo e dalla questura che si trova nelle vicinanze. È tanta, tuttavia, la paura tra gli esercenti della zona. Un mestiere purtroppo oggi molto pericoloso, dove sono più i rischi
che altro. Approvato all'Arsi in Commissione Bilancio l'emendamento da 100 milioni di euro in favore dei comuni per avviare i cantieri lavoro. Sentiamo. Prosegue il lavoro dell'Ars per la legge di stabilità. In Commissione Bilancio sta approvato l'emendamento relativo ai 100 milioni di euro che dovranno servire a sbloccare i cantieri lavoro, soldi che serviranno appunto ai comuni, ma l'attenzione delle forze politiche si concentra su un altro emendamento, quello cioè promosso da Marco Falcone di Forza Italia e da Riccardo Savona, che si sono concentrati sull'abbassamento del tetto salariale dei dirigenti regionali, che dovrebbe raggiungere un massimo di 118 mila euro annui. Ciononostante sono tante le critiche, soprattutto dalle parti sociali, che hanno diffuso una nota in cui dicono che mancano le risposte alle questioni più spinose, dal finanziamento agli ammortizzatori sociali a quello dei liberi consorzi, dalla riforma dei forestali a quella delle partecipate, giusto per citarne alcuni. CGL, CISL e UIL nella stessa nota dichiarano che in assenza di risposte continueranno manifestazioni e proteste da parte dei sindacati. Per 40 dipendenti delle officine meccaniche ancora ritardi nei pagamenti degli stipendi e l'incubo sempre più concreto del licenziamento. Oggi sit-in in Piazza Duomo a Catania, la manifestazione è stata indetta dalla UIL per protesta contro la decisione dell'azienda che ha comunicato la chiusura della procedura di mobilità con i conseguenti licenziamenti. L'organizzazione di categoria contesta il fatto che il Comune di Catania per l'appalto affidato alle officine non ha provveduto a sostituirsi all'azienda nel pagamento degli stipendi. L'intervista. I lavoratori ormai sono con l'acqua alla gola, sono in una situazione disperata, quindi noi abbiamo bisogno di questi soldi, perché siccome sono tre stipendi, bisogno che questi soldi vengono dati immediatamente, non subito, immediatamente. Senta, ma... a tre anni dalla scadenza del contratto l'azienda se ne vuole andare, l'azienda non ha più nessun interesse a proseguire nell'appalto, e allora o si sbrigano a fare la gara o non sappiamo come finisce la cosa. Il primo step da raggiungere è il pagamento degli stipendi, e credo che sotto questo punto, risolto alcuni problemi di natura tecnica, in pochi giorni pagheremo gli stipendi a tutti i lavoratori delle ex officine. Loro chiedono anche garanzie occupazionali legate alla nuova gara d'appalto, e anche su questo punto sono i margini per una buona collaborazione. Ed è tutto per questa edizione del nostro giornale, vi ringraziamo per essere stati con noi, buon proseguimento. Ultima ora, in forse la seconda serata del Festival di Sanremo, perché a quanto pare nella Città dei Fiori è venuta a mancare la luce, un blackout provocato da tutte le lampade che sta poi chiedendo Carlo Conti. Vivi l'emozione del Carnevale di Acireale. Tra il barocco, tra la gente, tra i coriandoli, riscopri il piacere del sorriso con la satira dei grandi personaggi in carta pesta. Ti aspettiamo ad Acireale il 30 e 31 gennaio e dal 4 al 9 febbraio. Divertimento assicurato!